Primo punto del nostro campionato, arrivata nella terza partita dopo l'Aquila e Chieti, avete incontrato anche l'Avezzano. Come giudica questo punto, se state bravi a riprenderla subito nel primo tempo? Sì, penso che sia un punto meritato, al netto delle occasioni che hanno avuto entrambe le squadre. Secondo me abbiamo fatto molto meglio noi nella prima parte del primo tempo. Poi è venuta fuori l'Avezzano, noi abbiamo avuto un calo di attenzione, di personalità. Subito dopo col gol, che è stata la prima occasione in cui l'Avezzano ci ha fatto gol in contropiede, una cosa che è grave perché ha dimostrato tutta la nostra bravura da una parte e dall'altra la nostra ingenuità di squadra giovane. E dopodiché, forse nel momento peggiore del primo tempo, quando l'Avezzano poteva forse chiudere la partita, abbiamo trovato questo gol con un'iniziativa che però c'era riuscita spesso durante il corso del primo tempo con Morris Tine, che, come avevo detto anche nelle precedenti interviste, è un giocatore che in questo momento ci assicura tanto sia in fase difensiva sia in fase offensiva, e si è visto con un gol splendido, e è finito lì il primo tempo. Poi il secondo tempo sono sempre diversi, secondo tempo le squadre si allungano, viene fuori la maggiore qualità dell'Avezzano sotto il profilo sia dei giocatori in campo che delle sostituzioni. Noi abbiamo però siamo stati in partita sempre, non abbiamo mai perso la lucidità, non abbiamo mai fatto degli interventi scomposti in area di rigore, a differenza di un rigore clamoroso ed è la terza partita di fila. Adesso parlo perché mi dispiace, basta. Adesso lo dico perché a fare il signore la prima partita non è bastato, ho fatto qualcun accenno al secondo. Il rigore su Marzucco è qualcosa che non si può vedere perché l'arbitro lo vede e non lo dà. Quest'arbitro adesso voglio parlare perché tante volte ci ha arbitrato, ci ha penalizzato ogni volta che ci ha arbitrato e sinceramente sono stufo, anche perché siccome le cose si sanno anche, è ora che ognuno si prenda la sua responsabilità. Io quando perdo parlo della mia squadra, parlo dei miei giocatori, avete sentito quando ho parlato nelle interviste precedenti. Adesso, oggi, sinceramente, qualcuno mi deve spiegare, il designatore Lanciani mi deve spiegare, il presidente Memmo, perché il Delfino Flaccoporto in tre partite deve essere penalizzato in questa maniera. Allora, se dovevamo fare lo sparring partner, ci dovevano dire facciamo gli sparring partner. Ok, allora ci pagate magari le spese, ci pagate le cose, perché in questo momento mi sento preso in giro. Perché un rigore così solare si deve dare. Ok, al di là, ripeto, e non ho parlato di risultato, all'inizio ho detto il risultato è giusto. Però se l'episodio a favore c'è, sono tre domeniche, c'è un episodio clamoroso, e dateci tre rigori. E poi vediamo se oggi è il primo punto stagionale. Ripeto, e l'Avezzano meritava anche di vincere al secondo tempo perché l'occasione le ha avute. Ok, quindi se non sto ricriminando sul risultato, sto ricriminando sull'atteggiamento di una squadra giovane che viene ogni domenica penalizzata e che non è corretta. Abbiamo avuto 4-5 ammoniti, c'è una squadra che non fa un fallo, ragazzi, ma non è giusta questa cosa qui, non è giusta. Quindi invito tutti quanti a riflettere. Perché, ripeto, il campionato è ancora lungo e noi vogliamo giocarcela con tutti, senza nessuna velleità, ma vogliamo il rispetto di tutti quanti. Adesso è la terza partita di fila ed è qualcuno deve prendere qualche provvedimento. A dire del rigore, c'è stato qualche altro episodio come le è piaciuto per quanto riguarda la direzione arbitrale? No, però l'episodio è clamoroso. Cioè l'episodio è troppo clamoroso, questo non è un errore. Questo è un qualcosa che in testa c'hai, che forse il Delfino, mezzo e mezzo, con l'Aquila così, cioè, tre rigori netti ogni domenica. Cioè, ripeto, il risultato poteva essere a favore dell'Avezzano, non avrei detto le stesse cose, perché l'Avezzano ha avuto 5 occasioni davanti alla porta, a un certo punto ci ha schiacciato, ha messo tutti gli attaccanti che aveva, tutti i giocatori di qualità che aveva. Io non sto parlando in relazione alla forza dell'Avezzano, dell'Aquila e del Chieti, sto parlando, però le partite si giocano. Sono fatti dei episodi, e se una squadra è brava a non fare rigore quando sta 20 minuti dentro l'area di rigore, come noi, che ha dignità, che soffre in silenzio, che si impegna, che non molla una palla, voglio che sia ripagata per quel che gli spetta. Non voglio niente in più, però basta a toglierci le cose.